Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Classe NBC, ben ritrovati in particolar modo ai cambisti. E questa notte ci siamo svegliati con un minimo della rupia indonesiana, incredibile, sotto i 12.000 per dollaro, contro dollaro, quindi è un cambio che è già in fase di tapering. Allora, l'interrogativo che viene a molti operatori è: non è che lì sta partorendo qualcosa e qualche dinamica molto particolare, perché sappiamo che poi i governi di quei paesi sono estremamente sensibili a ciò che accade, alle loro economie, agli andamenti valutari. Allora, giriamo subito l'interrogativo a Daniele Ponzinibbi. Buongiorno a te, Buongiorno, Daniele. buongiorno a tutti. Partiamo Ti devo portare su qualcosa di più esotico oggi. Partiamo da quello, poi andiamo a proprio dalla soddisfare. rupia con questo massimo Esatto. dollaro o rupia indiana, Che sta succedendo? 11.763, sempre nuovi Incredibile. massimi. Considerate che appunto l'uscita del tapering, ormai rimandata alla primavera dell'anno prossimo, sta indebolendo tantissimo questi tipi di valute, soprattutto le valute legate alla penisola indiana. Valute invece esotiche, ma non legate alla penisola indiana, tipo ZAR e Random, invece stanno recuperando parecchio terreno. Ecco, intanto voi come broker, che succede? Si possono lavorare questi Sì, tipi di cambi? questi cambi si possono lavorare. La rupia indiana non l'offriamo ancora, però chiaramente per determinata clientela che volesse richiederla possiamo anche procurarla. Sui cambi invece tipo Random, ZAR, Ecco, c'è fermati un parecchia attimo perché hai detto una liquidità. cosa importante. Quindi, se io sono un trader e voglio lavorare la rupia indonesiana anche addirittura, o Sì, indiana? o indonesiano, indiana, diciamo, i tassi di cambio, soprattutto contro dollari, siamo molto propensi Quindi a devo inserirli in chiamare voi. portafoglio. Chiaramente ci prospetto un attimino il tipo di operatività e come broker dei prezzi li troviamo sicuramente su tutto. Questi a che spread girano questi cambi? Diciamo, non saprei, che contro dollaro potrebbero partire sicuramente non da un 50-60 basis point, poi chiaramente bisogna valutare anche gli orari e le giornate, proprio perché le E aperture un trader sono. vi deve garantire un certo tipo di operatività, oppure se faccio un eseguito al mese me lo date lo No, stesso? questo non, diciamo, non chiediamo nessun tipo di Ah, garanzia ok. di operatività, un prezzo viene esposto e chiaramente il broker ha il suo guadagno perché una parte dello spread chiaramente lo usa per coprirsi. Ecco, secondo te, alla luce della tua esperienza, si può aprire qualche scenario del particolare? È una cosa da marcare a vista, oppure è una cosa Ma un argomento privo di interesse? No, diciamo, il 2013 ci ha dato parecchi scenari che saranno sicuramente cavalcati anche nel 2014, sicuramente l'immissione di liquidità emessa dalle maggiori banche centrali sta per finire, e mi riferisco chiaramente all'area del dollaro, però continuerà sicuramente nell'area dello yen e sicuramente anche nell'area della sterlina, quindi degli scenari sono, come dire, già tracciati. Sicuramente la lotta più interessante tra il 2013, ormai finito, e il 2014 sarà quanta liquidità potrà inserire ancora la Banca Centrale del Giappone, che come vedete lavora praticamente con uno yen sempre più debole e potenzialmente potrebbe ancora indebolirlo. Infatti, se ti va di parlare magari di un po' di tassi di cambio, sicuramente gli unici che stanno facendo dei movimenti incredibili sono il dollaro yen e l'euro yen, e osservate anche sterlina yen. Fra un E po' ci sono. ritroveremo i giapponesi in Piazza Duomo con le macchinette Ma fotografiche, i se giapponesi continuano così, quest'anno al posto dei russi. sul loro indice si sono fatti un 40%, poi chiaramente un 40% al netto dell'euro vuol dire intorno a un 25% col potere d'acquisto nostro, però sono dei risultati interessantissimi. Mi ha molto sorpreso un grafico che aveva postato un trader, che Sì. aveva fatto vedere la base monetaria, della BOJ che aumenta, Sì. l'indice azionario e il tasso di cambio, tre linee completamente parallele. Completamente parallele, soprattutto se le incrociamo magari con le nostre. Stamattina sono usciti i dati dell'M3 in area euro e potete vedere come, per quanto Draghi possa dare fiducia ai mercati, alla fine la moneta stampata, diciamo, è sempre sui livelli dei mesi precedenti. Di conseguenza, gli scenari per delle continuazioni dei trend sono evidenti per tutto anche il 2014 e quindi le opportunità di trading. Mi riferisco anche a opportunità di trading di medio-lungo periodo, sono molto interessanti sui cambi contro yen. Euro-dollaro, effetto contenimento. Qui Sì. ci vogliono le opzioni, Daniele. Intanto come broker, come state attrezzando queste Allora, opzioni? come broker noi offriamo già le opzioni, Ah, già l'ho noi offrito. offriamo le opzioni in paesi extra UE, quindi Aia. a brevissimo avremo anche la possibilità di offrirli direttamente in Perché Italia, perché questo? è una questione di autorizzazioni, chiaramente le cose per farle le vogliamo fare bene.
Ecco, i prezzi sono accessibili, gli spread, perché poi anche dare opzioni vuol dire tutto, non vuol Sì, poi dire come sappiamo ci sono niente. diversi tipi di opzioni, delle vaniglia che già le stiamo offrendo, poi ci sono anche opzioni, come dire, Digitali. digitali, le cosiddette opzioni binarie, anche su queste delle società collegate a noi si Vendere le stanno opzioni muovendo. sarà possibile? Sì, è possibile, però ripeto, Extra UE. in questo momento sì, però nei prossimi mesi sicuramente avremo anche il pezzo di carta in Europa. Tra l'altro Bitcoin, offrite anche il Sì. Bitcoin? Il Bitcoin, da quando l'abbiamo lanciato, sembra proprio che l'abbiamo lanciato anche nel prezzo. Ormai ha sfondato la quota al controvalore di 1.080 dollari, continua a fare massimi giornalieri. Capiremo poi nei prossimi mesi, effettivamente è una pura bolla speculativa, ma è anche difficile controllarla perché, come sappiamo, è una criptomoneta, una moneta digitale che non è governata da nessuna banca centrale. Quindi proprio l'euforia di avere il Bitcoin lo sta spingendo in una maniera incredibile. Fra l'altro, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, cioè, ci potrebbero essere anche monete concorrenti al Bitcoin stesso che potrebbero aumentare ancora di più l'acquisto dei Bitcoin stessi. Quindi tramite la nostra piattaforma le offriamo tramite il CFDs, quindi potenzialmente un trader potrebbe cavalcare questo trend che ormai va avanti da mesi. Un terreno completamente inesplorato. Abbiamo parlato di Assolutamente. Bitcoin, rupia indonesiana, opzioni. Adesso i telespettatori diranno: qualcosa di più solido, euro dollaro. Qualcosa di Qui più è offerto solido. contenimento. Ma l'euro-dollaro è partito di slancio stamattina in una giornata in cui sono chiusi i mercati americani per il Thanksgiving Day, quindi l'obiettivo della giornata potrebbe essere un 36,50. Ci sta tutto proprio per la mancanza di liquidità da parte degli americani, però direi una forte pausa di riflessione su questi livelli potrebbe esserci. Va bene. Nonostante Goldman Sachs spinga direttamente il cambio 1,38, ma non penso ci possa arrivare a breve. Grazie a Daniele Ponzinibbi per essere stato con noi A voi. e appuntamenti prossimo anno, mi sembra di capire, un po' di Sì, webinar. stiamo lavorando parecchio, lato web, con i nuovi webinar e soprattutto poi faremo il giro dell'Italia per star vicino chiaramente a Ma tutti i nostri ci porterei il contatti. calendario nelle prossime puntate. Grazie a Sicuro? Daniele Ponzinibbi Un per essere saluto. stato con noi. Adesso c'è la pubblicità, poi riprendiamo con l'analisi tecnica.